Siamo nello spazio del dibattito del giorno con un ospite quest'oggi, che è Luigi Gabriele, responsabile dei rapporti istituzionali del Codici. Grazie, bentornato nei nostri studi. Grazie, è sempre un piacere. Quando si incontra un rappresentante delle associazioni dei consumatori, dei cittadini, in particolare del Codici, insomma, la tentazione di affrontare tanti argomenti di Vero. utilità per i nostri telespettatori è forte. Magari nella parte conclusiva della nostra chiacchierata lo faremo. Prima però vogliamo concentrarci su questo rapporto che avete diffuso negli ultimi giorni che riguarda la criminalità nella nostra regione, nella nostra città, con dati, numeri, analisi che poi si riconducono tutte ad un unico principio, cioè che sta aumentando il peso specifico della criminalità organizzata sul nostro territorio. È corretto? Sì, solitamente siamo abituati a pensare come Roma una città tranquilla, il Lazio come un luogo tranquillo. In effetti, invece, il Lazio e Roma soprattutto così tranquilli non sono, perché negli ultimi anni sono diventati molto appetibili per una serie di organizzazioni criminose tipiche e anche nuove. E infatti noi abbiamo rilevato nel corso degli anni, da quando facciamo questo nostro dossier criminalità, come in effetti siano cambiati gli attori della criminalità organizzata nel Lazio e come sono cambiati anche gli interessi in gioco, oltre che alle aree oggetto della loro C'è una attenzione. mappatura vera e propria che avete fatto che va nella direzione di quella che alcuni cronisti storici romani hanno poi misurato sui propri libri, sui propri articoli, altre istituzioni l'hanno messa in campo, tutti vanno nella stessa direzione, evidentemente poi i dati collimano, dati che riassumiamo nel servizio di Fabrizio Massantini. Una media di tre atti estorsivi al giorno, una denuncia per usura ogni 2 giorni, 2 omicidi al mese, un tentato omicidio ogni 3 giorni. Nei numeri diffusi dall'associazione Codici qualche giorno fa, ecco i numeri della Gomorra romana. Se il paragone tra la capitale e le piazze della criminalità al sud appare tuttora ingeneroso, la mappa degli interventi e delle indagini condotte negli ultimi tempi dalle forze dell'ordine rivela comunque un quadro allarmante. Una vera e propria divisione in zone e in attività criminali, un risico del malaffare. L'analisi delle operazioni del 2014 mostra come la criminalità organizzata, in particolare la camorra, si stia progressivamente prendendo i territori del centro storico. Alcune chiusure eccellenti ne sono la prova. Mentre nel litorale, storicamente zona strategica per affari criminosi, permane il livello rilevante di attività dei gruppi criminali, nell'usura, nel gioco d'azzardo, nel rifornimento delle piazze dello spaccio. Di seguito ci sono i quartieri della periferia est, come Tor Bella Monaca, San Basilio, Tor Vergata, Casilina, storicamente interessati ad episodi criminali, hanno un ruolo importante, si pensi a San Basilio, tristemente famosa per il traffico di droga. L'infiltrazione della criminalità oggi è decisamente in aumento, secondo la denuncia del Codici, anche se è venuta meno la presenza di un gruppo egemone, nonostante la rilevanza di alcuni clan camorristici e di gruppi come quello dei Casa Monica, impegnati soprattutto in attività criminose legate a doppio filo con settori commerciali ed economici. Si sono però anche affacciate nuove presenze, per esempio quella dei bengalesi, che gestiscono il racket degli alcolici nei quartieri della Movida romana, o dei nigeriani, che nell'hinterland di Roma gestiscono spaccio e prostituzione. Il guaio, stando a quanto denuncia il Codice, è che sul territorio mancano le istituzioni. Sostenere la rete di associazioni sul territorio, quale trade union tra vittime e politica, promuovere luoghi di coinvolgimento tra società civile e istituzioni impegnate nel contrasto alla criminalità, promuovere un osservatorio sugli appalti pubblici con i rappresentanti della società civile, promuovere infine organismi istituzionali sulle varie problematiche legate alle varie forme di criminalità, con designazioni di soggetti veramente esperti e che non siano i soliti trombati della politica. Queste le proposte dell'associazione per azioni di contrasto mirate e specifiche, soprattutto nelle zone considerate maggiormente a rischio infiltrazioni. Partiamo dalla metodologia che avete usato per arrivare a queste conclusioni, Gabriele. Beh, noi facciamo un lavoro molto semplice, visto che molto spesso la notizia tende a passare semplicemente e i casi di cronaca tendono ad avere uno spazio molto limitato nei giorni e nel tempo. Noi, riassumendo sia i dati istituzionali delle prefetture, dei commissariati e dei ministeri competenti e i fatti di cronaca che accadono durante l'anno, li riassumiamo, li reintegriamo, li rielaboriamo e tiriamo fuori i numeri che abbiamo raccontato questa sera. Con, come detto, un dato che si ritrova in tante indagini e degli organi preposti, indagini giornalistiche, quelle vostre, ovvero di una sempre più forte saldatura tra la criminalità organizzata arrivata nel nostro territorio
da Campania, piuttosto che Calabria o Sicilia, con la criminalità organizzata che invece definiamo autoctona, cioè quella che era già a Roma e nel Lazio e soprattutto Casa Monica, qualche sopravvissuto della banda della Magliana. Ecco, questa saldatura fa sì che ci sia una sorta anche di pax tra le varie forme criminali che però proliferano a Roma e nel Lazio. Sì, questa pace è una pace strategica. Il mercato è molto vasto, il mercato è molto ampio. I settori merceologici, se così vogliamo definirli, della criminalità organizzata sono molto diversi tra di loro. Ci sono organizzazioni criminose che tendenzialmente si occupano esclusivamente, ad esempio, del riciclaggio del denaro sporco attraverso le attività di ristorazione. Il centro storico ne è stato fatalmente e tristemente famoso nell'ultimo anno con le note chiusure anche di catene importanti di ristorazioni. Ci sono altri invece che si occupano esclusivamente di altri affari nel litorale, come soprattutto il gioco d'azzardo, l'usura. Ci sono altri ancora, come ecco dicevamo, negli ultimi anni abbiamo scoperto che invece la vendita di alcolici, visto in qualche modo le misure che vengono adottate in termini di ordinanze comunali sulla somministrazione di alcolici, proliferano ovviamente quelle abusive, e abbiamo scoperto che in questo campo ad esempio i bengalesi sono coloro questo che però mi ha incuriosito molto leggendo il rapporto, perché sostanzialmente è un'attività come quella della vendita di alcolici, che è un'attività legale, sconfina nell'illegalità per motivi di orari piuttosto che di permessi, però la inserite in un meccanismo molto più importante dal punto di vista criminale e remunerativo, il traffico di droga piuttosto che il traffico di armi, l'aumento di reati gravi come gli omicidi. Perché questa scelta? Beh, perché noi pensiamo che abbia un mercato che possa anche valere circa 350 milioni di euro, quello della vendita degli alcolici in maniera abusiva. Spesso le politiche di contrasto alimentano il mercato clandestino, ciò che avviene tradizionalmente con il settore della droga lo conosciamo, si hanno giudizi diversi, ma ciò non blocca in qualche modo il consumo. Io sfido chiunque che voglia andare in centro a qualsiasi orario dopo l'orario che vieta da parte dell'ordinanza comunale di somministrare legalmente gli alcolici, che non voglia continuare a bere, che non riesca a farlo facilmente. Questo accade ovunque, anche fuori da un concerto, anche all'interno di un'area altamente frequentata come può essere una qualsiasi piazza di ritrovo. E quando il mercato è ampio, quando c'è una importante volume di affari, è ovvio che questo permette sì che una organizzazione criminosa organizzata a poterlo soddisfare, perché ricordo che per vendere alcolici in grossa quantità non è sufficiente che il bengalese o chiunque altro vada al supermercato durante il giorno, si rifornisca e la sera si faccia il suo piccolo spazio. Tutti sappiamo che il territorio è controllato e c'è bisogno di una sorta di autorizzazione non paramministrativa, che è quella che viene rilasciata dall'organizzazione criminale a poter somministrare in una determinata area. Si sa, accade con la prostituzione, accade con qualsiasi iniziativa, per cui il tema fondamentale è il caso più noto recentemente. Posso pensare al Pigneto, come questa zona dove i cittadini si sono ribellati in una maniera straordinaria, perché è diventata una zona sì altamente frequentata, importante, perché molte attività commerciali fanno degli ottimi affari e questo va bene alla legalità, ma che parallelamente ha sviluppato una serie di mercati clandestini, quello appunto della somministrazione di alcolici o di droghe, che ha fatto in qualche modo tirare in ballo il tema centrale della sicurezza di quell'area, che fino a pochi anni fa non esisteva. E allora sfruttiamo proprio questo aspetto per entrare nelle lacune che voi individuate da parte delle istituzioni. Partiamo dal piccolo, proprio dalla somministrazione magari degli alcolici o dei tanti mini locali che vengono aperti nelle aree della Movida esclusivamente per vendere alcolici, di fatto, per arrivare poi a responsabilità più grandi. Qui nel piccolo però è già evidente un aspetto, perché se i permessi da chiedere o le pratiche burocratiche da completare per poter aprire un locale, che comunque è un locale che somministra alcolici, che poi lo faccia all'interno di orari prestabiliti oltre gli orari consentiti, poi deve essere valutato, però è un'operazione di una semplicità tale per cui è inevitabile che poi questi locali si moltiplichino rendendo impossibile il controllo.
Ma non so se il tema sia centrale sia la moltiplicazione dell'offerta. Il problema è che c'è ovviamente un equilibrio tra domanda e offerta. Il tema è come viene affrontata la gestione nel profilo istituzionale di un problema di natura sociale. Io vedo molti locali che fino a tarda serata, anche se con l'interruzione da parte della somministrazione per via dell'ordinanza, che comunque rimangono esternamente affollati di gente che continua comunque a dar fastidio alle persone che vivono in zona, a sporcare, a creare disordine pubblico. Se ci fosse un ma stranamente non si vede ad esempio la presenza delle forze dell'ordine, oppure se si vede saltuariamente, giusto perché esasperati i cittadini li hanno chiamati e quindi sono dovuti intervenire, non c'è un contesto che tenda a gestire interamente il problema partendo da un inizio e da una fine. Dove si tende a risolvere un problema che è comunque sempre di natura sociale, comportamentale. I ragazzi continuano a sostare dietro un locale, tu puoi mettere qualsiasi cartello, puoi fare qualsiasi privazione, se non comprendono che stare lì è un danno per la collettività, per coloro che dormono e quant'altro, continuano a alimentare quel loro comportamento. C'è bisogno di un insieme di fattori che integrano l'esigenza delle persone di uscire, di svagarsi, di stare, di fare, quelle del commercio e di comunque di vendere, perché in un momento di crisi io credo che comunque si cagioni un danno bloccando un'attività commerciale che non può più vendere da mezzanotte, ma alimentando la vendita abusiva di alcolici, quindi non interrompi il fenomeno, anzi hai cagionato un danno un po' a tutti. Il caso più semplice mi viene da pensare, come è stata in qualche modo non sconfitta, affrontata la criminalità mafiosa in Sicilia con delle importanti organizzazioni di natura civica, soprattutto dall'unione di persone, immagino, penso a Libera, penso a Dio Pizzo e così via, che insieme hanno creato cultura, hanno fatto opinione, hanno influenzato i media, le istituzioni e quant'altro. Il tema è che a Roma, per una serie di fattori, a Roma e nel Lazio, c'è uno scollamento istituzionale. Per esempio si pensa molto alla gestione degli eventi pubblici, dell'ordine pubblico degli eventi, ma da un momento in poi della giornata è come se si sparisse dal presidio del territorio. Questo voi sottolineate è anche per una carenza strutturale di fondi e di possibilità per le forze dell'ordine. Beh, certo, noi conosciamo casi in cui le forze dell'ordine a un certo orario in poi della giornata, della notte, devono smettere di far circolare un certo numero di auto, ma perché non si possono permettere di fare rifornimento. Questa non è una diceria di popolo come si pensava fino a poco tempo fa, è la pura realtà, e i fenomeni criminosi invece vengono in prevalenza soprattutto negli orari notturni. Non si riesce a pagare lo straordinario ai vigili urbani, non si riesce a garantire una corretta interrelazione tra tutte le forze dell'ordine, e c'è un insieme di fattori che hanno portato a tagliare alcune risorse destinate alla sicurezza pensando che bastava fare tutto. In 10 anni un calo enorme di risorse. Ma lei pensi al fenomeno degli omicidi. Roma era estranea a questo fenomeno. Fino a qualche anno fa sì, c'erano, ma era in numero assolutamente limitato. Negli ultimi anni ci sono stati omicidi anche strani, che sono prevalentemente di matrice di criminalità organizzata. Negli ultimi 2 anni Roma ha superato per numero di omicidi la stessa tristemente nota e famosa Napoli, quindi possiamo benissimo dire che Roma è la capitale, in alcuni casi addirittura persino, della criminalità che porta al... Che ci sia un'attività strutturata della criminalità organizzata ormai accertato anche dalle indagini della magistratura. Ricordiamo che proprio quest'anno c'è stata la prima condanna per 416 bis, che è il reato che indica l'associazione di stampo mafioso ai danni di alcuni appartenenti al clan Fasciani. Nonostante questo, nonostante l'impegno, mi permetto di dire, con cui la procura guidata ora da Pignatone sta cercando di sensibilizzare sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel nostro territorio, poi la risposta da parte del governo, in particolar modo su questo aspetto, è stata piuttosto labile. Cioè, il piano per Roma Sicura presentato dal Ministro degli Interni è un piano, sì, per la microcriminalità, ma che, insomma, delle questioni più importanti non si occupa. Il tema è proprio questo che lei dice. Non si può pensare di affrontare un grande problema con una piccola soluzione. Roma ha
Ormai è accertato che è un buon mercato, è una buona piazza per chiunque voglia commettere, voglia avere degli affari criminosi e paradossalmente anche campo libero per poterlo fare. Tutti si pensano che la presenza dei presidi militari o piuttosto che del quantitativo enorme di forze dell'ordine presenti nella capitale, che per tutte altre motivazioni possa in qualche modo attutire il fenomeno criminoso, ma il dato è chiaro: se pensiamo che dai classici quartieri periferici, dove la criminalità è di natura micro, sebbene anche strutturata e così via, si è trasferita addirittura facendo attività del tutto lecite all'occhio di chiunque, chiaramente alla luce del sole, addirittura gestendo interamente buona parte della ristorazione o dell'attività connessa alla ristorazione, molti locali, vuol dire che hanno avuto campo libero per farlo. Se ci fosse stata una politica attenta a dare forza soprattutto alla parte investigativa, perché alcune cose le puoi curare con la parte investigativa, però poi oltre allo scovare c'è anche il tema, che adesso non vado a introdurre perché saremmo troppo tempo, della garanzia, della certezza del diritto e della pena, perché come molti sanno quasi spesso accade che dopo il grande lavoro investigativo, di indagine addirittura, di chiusura con l'arresto e così via, molto spesso porta a un nulla di fatto, perché la decorrenza dei termini e molte altre faccende che capitano spesso. Insomma, sono problemi che certo non si possono affrontare semplicemente istituendo un numero attraverso cui mandare un SMS per avvertire e segnalare fatti di microcriminalità alle forze dell'ordine. Ci spostiamo un attimo di ottica. Certo. Ultimamente si è molto discusso dei costi per i cittadini sull'aspetto energetico, sia sul fronte del gas che dell'energia elettrica. Quali sono, se ci sono, le novità e in che direzione vanno per i consumatori? Beh, negli ultimi anni i cittadini sono stati afflitti dal bruttissimo fenomeno dei contratti non richiesti o delle truffe, delle attivazioni contrattuali, soprattutto di fornitura di energia e gas che non richiedevano autonomamente. Questo è accaduto perché telefonate, porta a porta, un insieme di fattori di utilizzo di strumenti commerciali assolutamente invasivi. Il 21 febbraio del 2014 finalmente anche l'Italia ha recepito un'importante normativa europea, si chiama, comunemente viene definita, la Consumer Right, significa i diritti dei consumatori, che dà ampie tutele ai consumatori che dovessero acquistare o cadere eventualmente nella trappola della vendita dei contratti fuori dai locali commerciali, ovvero quando acquista qualcosa senza aver chiaramente espresso il suo consenso o esserselo andato direttamente a cercare entrando in un locale e così via. Questo vale per l'online, quindi per tutti gli acquisti che si fanno online, per il porta a porta e per il teleselling. E che cosa prevede? Innanzitutto prevede l'ampliamento del numero di giorni entro il quale il cittadino ha diritto a poter fare il recesso. Si passa da 10 a 14. Poi prevede che tutti i contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali, ovvero modalità telefonica, online o porta a porta, per essere validi al 100% e quindi per dare attuazione a quanto previsto nel contratto, ci deve essere la sigla, la firma chiara del consumatore. Quindi chiunque deve andare dal consumatore. E in più in questo ci deve essere chiaramente che tutte le informazioni precontrattuali, quindi il consenso telefonico che spesso viene chiesto, non è più valido, soprattutto per i contratti energetici, gas e acqua. Acqua sappiamo il contratto non si fa perché è un fornitore, però per l'energia e per il gas addirittura, se qualcuno vi attiva un contratto senza la vostra volontà, senza che avete sottoscritto un contratto e vi accorgete dopo, casomai quando è entrata la prima fatturazione, quindi vi arriva una fattura al nuovo fornitore, addirittura potete non pagare perché il contratto non è valido. Questo lo dice la direttiva europea. In più, una cosa molto importante, invece il diritto di recesso si applica anche ai contratti sottoscritti. Esattamente, sì, il diritto di recesso si amplia il tempo con esattamente questa nuova fino normativa a 14 giorni. Mentre nel caso addirittura, questa è un'altra novità fondamentale, è che per esempio sull'online molto spesso noi eravamo portati a siglare un contratto senza averne assolutamente non solo consenso, ma anche averne verificato che stavamo andando in quella direzione, perché nell'online capita spesso che linkando sui vari pulsantini capitava che uno dava l'assenso senza conoscere. Invece
da adesso, dal 13 giugno, da una settimana fa, perché l'entrata in vigore il 13 giugno, su ogni attività che uno fa online, qualora questa attività porti alla sottoscrizione di un contratto, che può essere anche solo quella di un abbonamento di un euro l'anno e così via, chiaramente sul famoso link, che deve essere un bottoncino, cioè, ci deve essere scritto che sta concludendo un contratto, deve essere chiaramente scritto, altrimenti non è valido nemmeno quello. Una cosa fondamentale invece sta su tutta la questione relativa all'arrivo delle merci. Molto spesso ordinavamo beni e servizi online, come è capitato un po' a tutti, il fatto di aver ordinato una videocamera, piuttosto un telefonino o quant'altro, che era difforme rispetto a quello che noi avevamo richiesto, o addirittura non arrivava affatto. Invece da adesso non solo tutti i costi sono a carico sempre di colui che spedisce, e il cittadino può, fin quando non vede il bene, può rifiutarsi di pagare direttamente il bene che è difforme rispetto a quello che lui aveva ordinato. Sono innumerevoli le nuove tutele. Se andate online, soprattutto sul sito dell'antitrust, che è gcm.it, o sul nostro sito www.codici.org, trovate una rosa infinita di nuove certezze, soprattutto nuovi diritti che avete per tutto ciò che è internet, teleselling, quindi la famosa chiamata a casa, e il porta a porta. La riflessione conclusiva di quello che ci abbiamo detto, molto utile per i nostri telespettatori, è che su queste vicende, quelle della trasparenza, del rispetto dei cittadini e dei consumatori, ancora una volta, se non fosse intervenuta un'istituzione sovranazionale, nulla si sarebbe mosso nel nostro paese, si è dovuta recepire un'ordinanza della Commissione europea. Diciamo che l'Unione Europea lo fa per integrare i mercati, perché vuole cercare di rendere omogeneo il diritto del consumatore italiano con il diritto del consumatore inglese, spagnolo, piuttosto che tedesco. Questo infatti ci dà la possibilità di avere stessi diritti da questo momento in tutti i paesi europei, cioè qualsiasi cosa facciamo, acquistiamo con queste modalità in Europa, sia che siamo italiani, francesi o spagnoli, adesso abbiamo finalmente gli stessi diritti. Il tema fondamentale è che abbiamo sprecato alcune occasioni. Una tipica è quella, ad esempio, dei contratti energetici, di luce e di gas. Io continuo a frequentare molte authority in cui soprattutto l'industria di settore continua a dire che il cittadino è ritroso nello sporsarsi, quindi è una persona che difficilmente si muove e così via. Invece non è assolutamente così, l'abbiamo visto col telefonico. Sulla telefonia, cioè, che è stata, diciamo, l'unica liberalizzazione che ha avuto, esattamente, effettivamente. Perché il cittadino non solo sapeva quello che stava facendo, ma è diventato un soggetto attivo. In questo caso, nell'energetico soprattutto, il cittadino è partito un sistema di mercato che ha indotto il cittadino a sfiduciarlo, lo ha portato a pensare tutto ciò che gli veniva offerto come una truffa, perché molto spesso è accaduto che è stato truffato. Il caso più semplice, anche se non lo è chiaramente rispetto al porta a porta o all'attivazione non richiesta, è il fatto, ad esempio, che quando uno sottoscrive un contratto gli viene sempre raggirata la sua volontà dicendo: ah, ti blocco il prezzo per 2 anni, senza mai dirgli che gli stai bloccando soltanto il 3% dell'importo complessivo. Quindi il cittadino si ritrova con l'aumento assurdo del 97% del resto, con la scusa che solo il 3%, che sarebbe la famosa quota vendita, rimaneva bloccata, e inevitabilmente si è trovata a pagare molto di più di quanto pagava stando nel famoso mercato tutelato. Anche questa è sfiducia, perché devi essere chiaro con me quando mi vuoi proporre qualcosa, altrimenti io poi non credo più in questo e tendo a riposizionarmi nella posizione in cui stavo prima. Adesso la sfida reputazionale è tale che è inevitabile, per riconquistare fiducia, soprattutto le grandi aziende, che sono state quelle che più di tutti ci hanno dispiaciuto di aver fatto questo, dovranno lo Stato. In alcuni casi anche partecipate dallo Stato, quindi. Ma soprattutto le partecipate dallo Stato, e non continuiamo a chiederci come mai questo atteggiamento così assurdo. Adesso, per fortuna, ci sono grandi iniziative in corso, che saranno l'apertura del mercato europeo dell'energia, quindi finalmente gli italiani potranno comprare energia da un fornitore tedesco. Forse potrebbe essere più serio di quello italiano, ci dispiace questo. Finalmente potremmo, con l'apertura invece dei mercati finanziari e bancari, avverrà lo stesso, finalmente potremmo comprare un mutuo da una banca inglese.
Questa è, l'Europa deve essere questo, non un'imposizione rigida di regole, ma dar l'occasione alla persona di potersi rivolgere a quello che più gli dà fiducia e gli dà chiarezza e certezza che sta facendo un acquisto importante, anche perché molte famiglie, vi assicuro, in questi ultimi anni non si sono indebitate solo per la crisi, si sono indebitate anche per comportamenti scorretti di molti settori, tra cui quello energetico. Molte famiglie si trovavano a pagare bollette medie orientative di 500-600 euro, con queste truffe energetiche si sono trovate ad avere il doppio, non ce l'hanno fatta, sono diventati morosi, in alcuni casi non sono riusciti a pagare l'energia e si sono trovati anche a dover perdere tempo e a, con l'interruzione della fornitura, cosa assurda. Grazie, grazie davvero a Luigi Gabriele, responsabile dei rapporti istituzionali del Codice, grazie per l'aiuto e soprattutto per aver chiarito insieme a noi alcuni aspetti legati alla criminalità organizzata e ai reati nella nostra regione, nella nostra città. Ci fermiamo, pausa pubblicitaria, poi torniamo con altri approfondimenti. A tra poco.